Cari amici di Caffeina, parliamo di un tema molto discusso in Italia e a portarlo sul tavolo questa volta sono Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini. I due hanno appena partecipato a reality L'Isola dei Famosi, ma sono stati entrambi eliminati. Antolini aveva dei problemi fisici e non poteva così proseguire il suo percorso sull'isola. E Cecchi Paone ha deciso di fermarsi a quel punto, poiché avrebbe continuato la sua avventura solo in compagnia del fidanzato. I due sono stati invitati in studio all'Isola dei Famosi nella puntata che è andata in onda ieri sera, il 15 maggio, ed hanno rilasciato delle dichiarazioni importanti che hanno fatto discutere tutto il web. In primis, Simone Antolini ha rivelato l'identità della bambina di cui si era tanto parlato. Melissa è mia figlia, queste le affermazioni di Simone. Poi prende parola anche Cecchi Paone, che spiega che Melissa è entrata subito a far parte anche della sua vita. Una volta, mentre erano in barca tutti e tre e Melissa era sotto coperta per tutelarla dai fotografi, Cecchi Paone si è reso conto di quanto il 22enne fosse responsabile e si comportasse come una madre e un padre allo stesso tempo. Da lì il suo amore per il fidanzato è cresciuto. Poi l'annuncio che ha lasciato tutti a bocca aperta. Cecchi Paone dice: Melissa mi chiama zio Alessandro. Noi siamo andati all'isola per far riconoscere il diritto ai gay di sposarsi come tutti e di adottare dei bambini. Io voglio adottare Melissa. In Italia l'adozione per le coppie omosessuali non è ancora permessa e questo rimane un tema molto delicato. E voi che cosa ne pensate a riguardo? Nel rispetto, siamo in attesa di avere anche le vostre opinioni qui sotto. Buona giornata!